storia negli ultimi 2-3 anni è il cambiamento di vita dal lavoro che facevo e che ho fatto per 40 anni, quindi nella gioielleria e nel lusso, che mi ha permesso comunque di vedere attorno a me cose belle che ho sempre apprezzato, e quindi da questo è nata l'idea di dar via questo progetto per realizzare queste borse che io faccio fare in pelle. Allora, il progetto in realtà è nato anche perché vivendo a Venezia e quindi essendo circondati anche di cose belle e vedere il tipo di commercio che in questo momento sta invadendo la città con prodotti cinesi, soprattutto cose che vengono vendute al 50%, anche se tutti sappiamo benissimo che non è vero, e quindi questo è un imbruttimento proprio del commercio in città, e quindi questo è anche stato una spinta per me a cercare di fare qualcosa di buono, secondo me di bello, per dare un impulso diverso al commercio in città. Intanto ho cominciato qualche anno fa a disegnare, io ho sempre disegnato tanto tutto, e un giorno mi sono applicato in particolar modo al disegno della borsa e ho trovato questo disegno che mi piaceva, e quindi da questo ho sviluppato tutto un progetto, finché l'anno scorso poi ho cambiato la mia vita anche dal punto di vista lavorativo, quindi non mi sono più affidato a un datore di lavoro e mi sono messo in prima persona a prendermi la responsabilità di fare l'imprenditore, cosa che non avevo mai fatto in tutta la mia vita, però sono arrivato a questa età, probabilmente maturo per poter fare questa cosa, e quindi mi sono buttato in questa avventura. Si è sviluppato nel tempo, però in realtà tutto quanto è avvenuto abbastanza velocemente. Diciamo che in 6 mesi sono riuscito a portare a termine parte del progetto, però il mio progetto è molto più ampio. Parte del progetto è quello di recuperare anche un po' del nostro artigianato, quello che ci ha permesso di vivere fino adesso qui a Nord-Est, famoso con le piccole imprese che artigiane soprattutto, e dove c'è un know-how e una manualità che in molti altri paesi ci sono, e viene molto apprezzato il famoso Made in Italy. Allora, parte del progetto è anche quella di recuperare un po' di questo artigianato, di questa manualità di cui andiamo fieri, no? E quindi ci viene anche più facile da queste parti riuscire a trovare persone che si occupano di questo, perché abbiamo la Riviera del Brenta per la calzatura, tutta la zona che poi ho scoperto, moltissimi piccoli centri in provincia di Padova, che hanno le loro zone artigianali o zone industriali, dove ci sono un sacco di questi laboratori che producono, ne conosciamo neanche l'esistenza, magari lavorano al 100% per l'estero. Quindi è stato abbastanza facile, tra virgolette, in un momento dove c'è crisi e dove c'è anche da parte di questi artigiani, di questi professionisti che sviluppano poi i progetti, trovare gente disponibile a credere al mio progetto. E quindi ci sono molte aziende che riesco a contattare, con cui riesco a lavorare per sviluppare tutto il mio progetto. Insomma. E anche questo è stato, tra virgolette, un colpo di fortuna. Ho trovato un amico a questo punto che ha capito il momento in cui stavo vivendo, e quindi e anche per noi a Venezia, nonostante sia una città piena di turismo, è un momento di crisi, e quindi si è reso disponibile a lasciarmi una porzione del suo negozio dove ho potuto aprire la mia attività. Ho deciso di aprirla a Venezia perché a Venezia alla fine, come tutti sanno, ci sono 20 milioni di visitatori l'anno, quindi diciamo che se qualcuno mi avesse proposto di aprirla a Mestre probabilmente non l'avrei mai fatto. Noi abbiamo la fortuna di vivere in una città che passa, come si suol dire, passa il mondo, e quindi o uno o l'altro magari una delle mie borse se la compra. Quindi diciamo che da questo punto di vista la decisione di avviare questa attività è stata, insomma, supportata anche dal fatto di vivere in una città
che ha un bacino d'utenza che altre città in Italia non hanno. Io avviavo un'attività con un prodotto che non era conosciuto, che non conoscevo neanche io fino al momento in cui non ho visto il primo esemplare, no? E quindi oggi ancora meglio lo rifarei, perché ho visto il risultato fino ad oggi e che è soddisfacente. Quindi sicuramente e spererei che qualcun altro lo facesse, perché molte volte ci si ferma davanti a dei dubbi, a delle paure, che normale che siano, però chi non risica non rosica, alla fine è così che funziona.